Dottore Mario Coppola, stasera accenderete i riflettori anche su un problema sempre scottante come quello della infertilità maschile che sembra anche in aumento, diciamo, nella casistica sanitaria. Ecco, cosa ci può dire al riguardo? È proprio così. In questi ultimi tempi si assiste proprio a una vera e propria crisi di coppia perché non avviene la figliolanza. L'infertilità maschile è di solito una patologia asintomatica, non è che dà dei disturbi particolari e purtroppo uno se ne accorge a matrimonio compiuto. Rispetto ai giovani di 50 anni fa, su una media di dai 20 ai 30 anni, si è assistito adesso negli ultimi spermiogrammi una caduta del numero degli spermatozoi dai 100 milioni di 50 anni fa per millilitri di liquido seminale, si è passata ai 40 milioni odierni. Quindi vi lascio immaginare come le probabilità di mettere incinta una partner sia diventato così difficile. E purtroppo ho messo anche in evidenza il problema della Campania. Grazie a degli studi particolari che sono stati condotti dalla Federico II, lo dico con un pizzico di orgoglio, da colleghi urologi, tra cui Montano e la dottoressa Prisco, chiedo scusa, che hanno messo in evidenza con dei ricercatori del Politecnico Universitario delle Marche una presenza nel liquido seminale di sostanze nocive, metalli pesanti, tra questi il cromo e il rame, e hanno fatto uno studio comparativo con un gruppo di giovani che va dai 18 ai 28 anni della Terra dei Fuochi e quelle del Cilento. Hanno fatto questa comparazione, si è visto che nei giovani residenti in questa vasta area inquinata da rifiuti tossici hanno notato una frammentazione del DNA, del DNA delle cellule spermatogeniche, una frammentazione di oltre il 30% rispetto agli altri giovani. Ciò sta a significare che la nostra specie umana è in pericolo, specialmente in Campania, perché se non si ha un immediato cambio di coscienza da parte di tutti, siamo rovinati. Quindi gli effetti provocati dall'ambiente sono determinanti, sommati poi a tutti i veleni che acquisiamo in modo inconsapevole. Sì, perché per quanto riguarda la malformazione dell'apparato genito-urinario maschile, noi la pezza la possiamo sempre mettere, interveniamo con medicine, interveniamo con interventi chirurgici riparativi, ma con le malformazioni genetiche possiamo fare poco. Aspettiamo sempre che i ricercatori possano mettere a nostra disposizione delle tecniche di riparazione molecolare di questi difetti del DNA cromosomico. Quindi ai problemi ormai della denatalità abbiamo in aggiunto questo qui che sembra sottovalutato ma che ha una sua incidenza. Sì, poi c'è anche il problema sociale, cioè molti giovani si sposano in età superiore alla media dei nostri avi, quindi anche a 40 anni per problemi di lavoro, per problemi di casa. Quindi diciamo, cioè, si sono innescati la tempesta perfetta, noi diciamo.